Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro night show. Viva la mamma! Io sono Monica e con me alla regia c'è il nostro Emanuele. Ciao Emanuele! Oggi venerdì 9 dicembre 2022, ore 21:15 più o meno. Siamo leggermente in ritardo, ma abbiamo avuto qualche problemino tecnico che è stato prontamente risolto dal nostro regista. Oggi la nostra rubrica Viva la mamma si vestirà di salute e benessere con il nostro mitico, ma mitico Gianandrea Rizzo, esperto di riequilibrio emozionale, che accolgo finalmente dal vivo a braccia apertissime con tre baci. Eccolo qua, ciao Buonasera, buonasera a Gianandrea! tutti, ben ritrovati finalmente, Finalmente siamo finalmente. vis-à-vis, perché era 2 anni, lo dicevamo fuori onda, che non ci si vedeva faccia a faccia. Ebbene sì. Solo ci sentivamo e basta. No, noi avevamo bisogno di vederci, di stare gomito a gomito. E infatti sono proprio contenta. Finalmente ci rivediamo in quel di Gudo, perché stiamo trasmettendo ovviamente in diretta dai nostri studi di Gudo in Piazza Roma. E quindi questa sera siamo in tre. Siamo rimasti in tre. Esattamente, siamo un po' cresciuti ancora, E vero? siamo un po' a insomma, 2 anni, ne è passata di acqua sotto i La ponti. mia barba si è allungata un po', Esatto, insomma. dovete vederlo perché questa sera abbiamo Babbo Natale dal vivo. Ebbene sì, mi sto Poi preparando. aveva anche il cappellino rosso. Questa sera anche il cappellino rosso, mancava il pompon. Bravo, esattamente, però no, è stato proprio un piacere. Poi ti trovo in formissima. Ti ringrazio, E gentile. quindi no, proprio è stata una bella emozione. Dopo, infatti, ho detto: caspita, non entravamo qua dentro con lui da 2 anni, Sì. ragazzi, 2 anni. Che se chiudiamo gli occhi e ci ripensiamo, non ci crediamo. Sono passati 2 anni e come tutte le cose, fortunatamente sembra che ci siamo salutati l'altro giorno. Sì, Ringraziamo il cielo, quello è quello sì. vero. Sì. Abbiamo mantenuto comunque i contatti perché Sì, abbiamo fatto le trasmissioni non ci da siamo persi, remoto, non diciamo ci così. siamo persi, eravamo. Però qui è un'altra cosa, è assolutamente Sì, un'altra cosa. quasi, ci piace. Direi proprio di sì. Siamo pronti per la nuova stagione, insomma, Siamo via. prontissimi, esatto, perché questa sera è la prima puntata della nuova stagione 2022-2023 di Viva la Mamma in versione salute e benessere. Esattamente. Quindi, come avete potuto guardare, per chi è iscritto alla pagina Facebook di Viva la Mamma, abbiamo postato l'argomento di questa sera. Vuoi dirlo tu, Gianandrea? Ah, beh, non potevo esimermi dal fatto, essendo vicini a Natale Chiaro. e avendo questa poi barba, questa, insomma, ormai Certo. sto immedesimando, sto entrando nel personaggio. E la Precisamente. simbologia del Natale la Sì. prendiamo un po' più larga, nel Sì. senso che in realtà è quello che andremo a vedere appena è finito il primo brano, insomma, che andremo a sentire, è il fatto che il Natale è un po' una stagione, se la Certo. vogliamo vedere Sì, proprio a ass livello di festività. sì, è vero, è vero. Quindi ha un inizio e Sì. ha una fine. Sì. E è tutto comandato da una logica, da una ricerca, che è la ricerca della luce alla fine, Sì. perché è la ricerca della rinascita. Quindi direi Certo. che essere qua e quindi dare un'ulteriore luce, Certo. lustro a questa trasmissione, a questo incontro. Essere sotto Natale direi che coincide tutto quanto e diventa Bello. tutto assolutamente. Sì, Torna splendente, tutto. Torna tutto benissimo, quanto. benissimo. Allora adesso direi che ci lasciamo per un piccolo break musicale e non lo so perché come al solito ormai la playlist la fa il regista, quindi boh, incrociamo le dita e apriamo le orecchie. Musica. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, 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 about a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Take you
dancing like da 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 pull up skirt skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say. Let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. Abbiamo appena ascoltato Jason Derulo, apprezzatissima. Cosa dici, Gianandrea? Abbiamo ballato, ci siamo scatenati su queste sedie con le ruote. No, no, bellissimo. Beh, ben ritrovati a chi magari ha acceso adesso la... non si può dire la radio, no, ma il telefono piuttosto che il computer. Potete ascoltarci da dove volete. Vi ricordo che comunque se volete arrivare qui da noi, quindi non arrivare qui da noi, se volete interagire con noi, potete farlo tramite l'app di Spreaker, quindi vi scaricate l'app di Spreaker, cercate Radio SP30, la trasmissione Viva la Mamma, e da lì avete lo spazio, vedete l'iconcina per mandare i messaggi, verranno letti in diretta. Stessa cosa sul sito della radio, che è radiosp30.xyz, da lì andate sulla live, in questo momento ci siamo noi, e da lì avete appunto l'iconcina per mandare i vostri messaggi, se ci volete salutare, se ci volete dire tutto quello che volete, cosa state facendo mentre magari ci ascoltate. Ecco, allora, caro Gianandrea, finalmente abbiamo detto siamo qua in quel di Gudo. Esatto. E senza nebbia questa sera. Esatto, sì, stasera senza nebbia. Sì, meno male, meno male. L'altra sera qualcosina abbiamo cominciato a vedere, ma ancora niente di tosto. E durante il periodo senza la nebbia si vedono le luci che sono state messe praticamente ieri sera, come da tradizione. Ieri era la giornata per poter iniziare. Io devo fare dire che sono un po' in ritardo quest'anno, strano. I miei figli avrebbero fatto già ottobre l'allestimento. È sicuro. E noi siamo un po' in ritardo, quindi tra domani e dopo completiamo. No, ho messo solo una cosina fuori dalla porta e basta. Ma io metterei luci da tutte le parti. Però onestamente, con la botta di luce che mi è arrivata, quest'anno le luci non so se le mettiamo, perché mi devo ancora riprendere dalla bolletta. Sì. No, allucinante, esatto. Quest'anno proprio, non so, un salasso non previsto. Direi che un po', e lo vediamo anche durante il racconto della puntata. Ah, bene. Lo stimolo è quello di riprendere in mano le candele. Sì, sicuramente. No, ma infatti a me piacciono tanto, fanno calore, fanno atmosfera. Fanno profumo e quindi sì, devo dire che mi attrezzerò con dei ceri, non so, dei ceroni da mettere fuori, perché è vero, c'è bisogno, c'è bisogno.
Quindi, caro Gianandrea, dimmi un po', perché hai scelto questo argomento? Allora, intanto devo dire, voglio precisare che non è un'istigazione al cibo e all'ingrasso quando dico che le festività, le feste natalizie iniziano praticamente dal 13 di dicembre, che è Santa Lucia. Santa Lucia. E finiscono con la Candelora. E quindi andiamo verso febbraio, 40 giorni dopo il dell'inverno, Natale. Dell'inverno, la sai la storia della Candelora, vera? E che dice che il giorno della Candelora è dell'inverno siamo fora, ma se piove, nevica o tira vento, per 40 giorni dell'inverno siamo ancora dentro. Quindi incrociamo le dita come sarà la Candelora. Definisce, sì. Ma sono questi detti molto, molto belli. Sì, sì. C'è sì. Anche quello di Santa Lucia, lo sai? No, quello di Santa Lucia no. È praticamente è il giorno più corto che ci sia. Ah, è vero, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Okay. È vero. Quindi in questo periodo natalizio si entra col 13 nel buio, sì? E tutte e poi? Le feste, e ce ne sono veramente tante, spero di avere il tempo almeno di elencarle, sì? Sono tutte rivolte alla luce. Che bello. Tu sai che io come attività, e quindi come chiamiamolo psicologo olistico, mi piace sì? Anche definire un po' così, che è meno impegnativo di tante altre terminologie, però si punta sempre sul fatto di far riconoscere la luce dentro le persone. Sì. E lavoro soprattutto su quelli che sono i talenti, sull'autostima, sul fatto di rivedere quella famosa luce in fondo, certo, al tunnel. Quindi che magari la luce, abbiamo perso, ne vediamo poca, no? È un po' come essere nella nebbia, no? Sì, io okay. Spiego che ci sono alle volte ci sono dei cucuzzoli della montagna, sì? Che sono pieni, sono immersi nella nebbia, ma tutto intorno il cielo è completamente azzurro. Allora basta spostarsi alle volte, quindi basta spostare certo. Il pensiero, basta spostare l'attenzione e sei fuori dalla nebbia. Ah, che bello come figura. E sei nel pieno della luce. Certo. Queste festività che arrivano da lontano, da molto lontano, ci portano proprio a ricercare la luce, ad avere la speranza della luce, quindi mm-hmm. del ritorno della luce, mm-hmm. del sole, che per gli antichi voleva dire poi di nuovo tornare nei campi, sì? E quindi dedicarsi ai raccolti. Certo, i cicli vitali, bello, che bello, no, questa cosa di Santa Lucia in questo momento non ci pensavo, però è vero, per me quando cominciano poi ad allungarsi le giornate, basta, è una visione diversa, sì. No? Abbiamo bisogno della luce. Sì, sì, sì. Abbiamo sì, proprio sì, bisogno della luce. Sì. E ti citavo delle candele, perché Santa Lucia è famosa perché lei aveva una coroncina in testa con delle candele. Ma va? Santa Lucia adesso ci entriamo un po' più magari nella storia. Mm-hmm. Santa Lucia era una giovane donna, sì? Di famiglia nobile, sì? Rimasta orfana intorno ai 4-5 anni, oh, poverina. Con la madre molto malata. Oh, mamma mia. E lei si reca a Catania, dove la santa di riferimento di Catania è Sant'Agata. Ah, ah, ok. La prega affinché possa guarire sua mamma, ah. E la santa dice: forse non hai ancora capito tu chi sei e che ruolo avrai, tu sarai la santa di riferimento per Siracusa. Ah. Quindi Santa Lucia è la santa di Siracusa. Ah, ok, non sapevo. E lei torna a casa, dice: torna tranquillamente a casa perché tua mamma è già guarita, perché il tuo animo è talmente santo che è guarita tua mamma. Lei torna e a quel punto decide di dare tutto ciò che ha in dote, sì? Perché doveva sposarsi con un giovane okay. pagano, tutto ciò che è in dote lo dà ai cristiani, e la sua missione diventa proteggere i cristiani da quello che era la voglia di chiudere, no? il percorso cristiano, quindi okay. portarli nelle catacombe, accompagnarli. Ah, okay. Quindi lei è la protettrice dei cristiani? E lei è, insomma, la sua rappresentazione è quella che... Ah, okay. Poi ti spiego esattamente... Mm-hmm. La sua rappresentazione, anche come la si può riconoscere. Ah, okay. Mm-hmm. E quindi accompagna questi cristiani nelle catacombe per farli sfuggire sì, sì, a quello che era per nasconderli, certo. E lo faceva con questa coroncina con le candele sulla testa. Ah, okay. Quello che sarebbe dovuto essere suo marito, quindi un pagano, sì? non accetta il fatto di non poterla sposare, quindi la denuncia, viene arrestata e poi viene martirizzata. Oh, ma sì, per quei santi di solito non è che facciano proprio una gran bella no, fine. No. E la si riconosce perché ha in mano solitamente un vassoio con due occhi. Ah. Perché un'altra storia dice che lei aveva degli occhi talmente belli che per invidia
sempre un pagano, decise di farla martirizzare togliendogli gli occhi e gli ricrescevano ancora più belli, di prima. Okay. Quindi anche in questo caso la si vede rappresentata con, ma pensate, con due occhi. Con due occhi sul vassoio, sì, la si riconosce. Che roba strana! Alle volte le chiese riportano un po' un po' inquietanti. Mi viene spesso in mente Santa Lucia, perché mio papà, essendo di origine venete, loro festeggiavano il Natale, era Santa Lucia che portava i regali. E anche qua c'è un perché. Ah, ecco. Bene, allora cosa facciamo? Sentiamo un pezzo musicale e poi scopriamo perché. Quindi vediamo musica! Se tu non sei con me, qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friend. No, per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. No, no, per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. No, no, no. Da Sagan mi guarda, la strada mi guarda, Cat Collin su di me, mi gridano marra, chi è in difficoltà, cosa deve fare chi è ricco non sa, allaccio un fra, prima che gli allacciassero il gas, ero un re nei miei sogni, young boy vedo me nei tuoi occhi, abbiamo una malattia che non si cura con i soldi, se ho chiuso contatti, però l'ho fatto solo per salvarmi, sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso, perché il dolore è amore inespresso. Gioielli e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Oh, per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. No, no. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto e che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Solo amore per la gente, senza apostrofo direi, okay. Yeah, la strada è la mia donna, frate ucciderei per lei. Lo sai che mi brucia il petto, per questo love e rispetto, sì. Lo sai che brilla il mio pezzo, yeah. Lo sai che resto lo stesso, sì. Colpo caricato, sono innamorato della city e del suo corpo del reato. Sta vita è un campo minato, per questo il cuore spinato, yeah. Il mio amore extra, voglio ispirare tutti quei raga che l'hanno persa. Strada maestra, non ti ripaga, sei solo maestra la strada. One love. Love. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love, love. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò, pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Love, love, love. Gioielli e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Da quei portici, in quei vortici, e senza accorgerci siamo diventati dei re. Nei pericoli, negli ostacoli, solo i soliti, non voglio nuovi friends. No, solo amore per queste strade, per tutta la gente che c'è dall'inizio, per tutti quelli che ho perso lungo il cammino, è stato un lungo viaggio. No, no. I ragazzi di Via dei Pretis, del Vecchio, tutti i fratelli al cavallo, un Teramo, Lope, Tre Castelli, Cascina, One Love. No, gioielli e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Eccoci su Radio SP30. Nel frattempo qua si banchetta, perché stiamo mangiando, stiamo vivendo, stiamo chiacchierando, perché avevamo bisogno di fare festa, insomma. Di riprendere un po', questi vizietti. Sì, infatti anche il regista ci stava facendo notare, dice, però è più bello faccia a faccia. È tutta un'altra roba, Quindi noi ci siamo lasciati con Santa Lucia. Sì, ma tu, tra le altre cose, non stavi dicendo una cosa sbagliata, nel senso che Santa Lucia il 13 di dicembre, per il calendario
che fu inserito da Giulio Cesare nel 46 avanti Cristo era esatto, ma c'era un errore. In questo calendario ballavano praticamente 12 minuti ogni anno. Ah, ok. Quindi somma, se comincia a spostarsi. Che cosa succede? Papa Gregorio XIII prende una commissione di studio per poter cambiare, perché si spostavano proprio anche tutte le stagioni, si spostavano a lungo andare. Certo, il calendario lunare e solare non corrispondeva al calendario quello di Giulio Cesare. Certo. Dopo ben due anni, sono arrivati a creare questo calendario gregoriano. Ah, ok. C'è una cosa, un episodio molto carino. Sì? Perché il calendario gregoriano viene emesso e deciso il 4 ottobre del 1582. Però ballavano dal 46 avanti Cristo al 1582, ballavano 10 giorni. Quindi cosa succede? Il 4 ottobre ufficialmente parte il calendario gregoriano, vanno a dormire il 4 ottobre e si svegliano il 15 di ottobre. Certo! sì. Ah, quindi da oggi siamo a... Da oggi si ha detto, si cambia. Questi dieci giorni in via. E quindi esiste questa particolarità, il 1582 manca di 12 giorni praticamente. Sì, hanno dovuto andare nel futuro. Esatto, però siccome la festività di Santa Lucia, che in realtà nasce da una festività longobarda, i longobardi abitavano nel nord Europa e quindi venivano giù, insomma... Dopo te la racconto. La Teodolinda, era la regina dei Longobardi. Sì, la festività era la festività di Iule e la dea. Sì. Era la dea della fertilità, era la dea e si chiamava Lucina. Ah, ok. Quindi che cosa avviene? Che si sposta tutto praticamente. Sì. Perché viene spostato tutto quanto. Certo. E quindi il 13 viene mantenuto comunque dai cristiani come Santa Lucia, che comunque porta i regali. Questo anche perché, per esempio, nel Veneto Santa Lucia porta i regali, anche nel sud Santa Lucia porta i regali, perché mi ha detto che Siracusa, Sicilia, esattamente. In particolare cosa avviene? C'è una carestia a Brescia, c'è un'altra leggenda insomma che lega un po' Santa Lucia, questa santa che con l'asinello porta i doni. C'è una forte carestia e nella notte tra il 12 e il 13 Cremona fa una donazione di sacchi di grano durante la notte, quindi gli asinelli partono da Cremona e durante la notte in maniera anonima vengono lasciati dei sacchi di grano davanti alle case di questi poveri bresciani che erano in carestia. Certo, ma che cosa carina! Da quella volta lì, Allora si dice che porta i regali, porta i doni. Vedi? Ecco, infatti mio papà mi raccontava sempre che per loro Santa Lucia portava i regali. Quindi c'è questa storia, ci sono varie storie insomma, però le storie principali sono queste qua. La curiosità questa del calendario. Sì. E quindi questi l'anno, 10 giorni persi via. Sono stati cancellati. Esatto. Hanno dormito per 10 giorni. Esattamente. Lo spostamento quindi anche di quello che è il Natale ufficiale, quindi dei doni, hanno dovuto mettere questa santa che è importante. Capito. E poi, come ti dicevo, finisce con la festività della Candelora, che è la presentazione di Gesù al Tempio, del battesimo di Gesù, della presentazione di Gesù dopo i 40 giorni dalla nascita, per cui la Candelora nasce, arriva dopo 40 giorni. E questo è il periodo dove tutte in generale le filosofie, le religioni, i popoli cercano di stimolare le persone alla speranza della luce. Certo. Comunque insomma lo scopo è sempre quello, verso la luce, perché tanti, poi mi sembra c'è anche chi festeggia San Nicolò il 6 di dicembre, c'è anche San Nicolaoli, perché mio papà mi diceva anche questo, adesso non ricordo, però non portava i doni, non so cosa San Nicola, comunque so che c'è chi festeggia anche proprio San Nicola, diciamo il Natale, un pre-Natale il 6 di dicembre, quindi vabbè insomma a seconda di dove siamo si festeggia. Adesso il nostro regista ci sta dicendo: la Chiesa Cattolica lo ricorda il 6 dicembre come memoria facoltativa nel calendario romano generale.
è un santo benefattore e protettore, specialmente a dei bambini. Hai capito? Quindi San Nicola, protettore dei bambini. Bello, 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 mi piace questa cosa. Poi ecco, per chi è la prima volta che sta con noi, con Gianandrea, ecco, Gianandrea è famosissimo perché è curiosissimo, un po' come me, e quindi ci racconta sempre un sacco di aneddoti, di curiosità favolosi, ecco, ma queste cose sono le cose che piacciono un sacco. A me piace molto di più andare un po' a cercare le cose, sì, un po' particolari. Sì. Pensa che proprio per, in realtà, sempre per una questione di calendari, mm-hmm, la nascita di Gesù in Oriente era il 6 di gennaio. Ah, la nostra Befana. Che diventa la nostra Befana dopo, in un secondo momento. Certo, pensa a te, ognuno c'ha la sua. Addirittura il calendario gregoriano, mm-hmm, non è stato accettato da tutti. Ah. Pensa che anche, ti faccio un esempio, anche quella che è la rivoluzione russa, sì, che è la rivoluzione di ottobre, sì, in realtà del 1914, in realtà, siccome l'assunzione del calendario gregoriano è venuto dopo il 1914, in realtà ufficialmente nella storia la rivoluzione non è di ottobre ma è di novembre. Certo. Perché c'è proprio lo spostamento dei 12 giorni. Quindi c'è tutto uno sconvolgimento. Perché non tutti l'hanno accettato. Ah, vedi. Addirittura i contadini che erano abituati al calendario, quello di Giulio Cesare, si sono ribellati. Allora la Chiesa ha dovuto raccontare una piccola bugia per coprire, per poter accettare questo nuovo. E gli ha detto che se loro avessero accettato il calendario gregoriano, che era stato dato dal Papa, sì, i raccolti sarebbero stati più ricchi. E allora lì, via, tutti tranquilli. In Oriente chiaramente non viene accettato perché arriva da un Papa cristiano. Certo. E quindi ognuno si organizza. Certo, anche la Cina è arrivata molto dopo. Sicuramente, esatto, sì. Stiamo parlando di altra religione, quindi con altre cadenze, certo, ovviamente. Beh, però è bello. Forse in Russia magari San Nicola ha sicuramente più famoso, comunque avrà delle ricorrenze particolari. Perché comunque San Nicola non è... tanti santi non sono proprio italiani, certo, arrivano da altri posti. Certo. E le spoglie vengono trasportate dai templari. Mm-hmm. O vengono anche San Marco, ci sono molti santi che non hanno origini italiane. Certo, giusto. Mm. Che poi ognuno si porta dietro la sua storia. Certo. E il Natale, tanto per riprendere un po' il discorso di Natale, rappresenta ed è rappresentato sempre come discorso di luce, quindi di rinascita, di nascita. E si può andare a prendere in tante filosofie, in tante religioni, anche per esempio nella religione ebraica, sì, si chiama Chanukah. Sì. È conosciuta anche come la festa con il nome la festa delle luci. Sì, infatti c'è il candelabro, giusto? Esattamente, brava, che ha 12 bracci. Sì, è vero. Sono 11 giorni di festa e il 12° braccio è quello che porta la candela, che serve ad accendere tutte, certo, quelle altre. Anche questa festa è una festa che richiama la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme. Ah, ok. E inizia la sera del 24, mm-hmm, e poi prosegue per 11 giorni. Ah, ok, quindi dalla nostra vigilia. Esattamente, però anche lì è una festa della luce. Certo. È una festa della rinascita. Il candelabro dai 12 bracci rappresenta la luce. Torniamo al discorso della candela. Certo, della luce della candela. Esattamente, certo. Sì, è vero. Lo troviamo in vari, anche in tanti film, anche cartoni animati, perché io mi ricordo che vedevo mio figlio da piccolino, vedeva un cartone animato e c'era la spiegazione anche in tanti cartoni. Vediamo proprio questo candelabro che viene riproposto. Ecco, non mi ricordo quanti bracci avesse, invece ne ha 12. Mi ricordo che erano diversi, ma eccolo qua. Sì, no, questo qua ne ha 3, 6, 7. No, mi sa che... Questa è la menorah. Ok, no. È un'altra, sono vari. Sì, comunque cioè, è fatto così. In particolare la religione ebraica, che ha delle radici molto antiche, è molto simbolica, quindi ha delle simbologie, certo, che riportano la stessa Bibbia, sì, è molto simbolica. Quindi va interpretata. Certo. Nasce chiaramente in funzione del fatto che veniva raccontata, quindi il racconto era orale, sì, per le persone che non sapevano leggere. Certo.
E che cosa succedeva? Dovevano essere impressionate in qualche modo, no? Da quelle che erano le immagini. Non si poteva parlare di filosofia. Ma dietro c'è tanta simbologia. La Genesi ha tanti riferimenti della psicanalisi, per esempio. Ah, pensa. Ci sono dei libri nella Bibbia che sono molto, molto interessanti, molto profondi, ma vanno letti con la simbologia. Quindi, per esempio, che so io, c'è la simbologia della colomba, sì, che è quella dello Spirito Santo, mm-hmm, che si ripresenta in varie successivi episodi. Sì, sì. Quindi, tanto per dare una rappresentazione, si rappresenta questa, rappresentato la colomba, poi rappresentato anche dal vento, rappresentato anche dalla mano, dal dito, mm-hmm, di Dio che cerca, sì, il dito di, sì, 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 il dito di Adamo. Sì. Però ci sono molti riferimenti che letti sotto un altro aspetto, alle volte sotto l'aspetto di psicologico, danno un senso a quella che poi è veramente lo sviluppo della civiltà umana. Ah, è chiaro che si perdono alcuni passaggi nella traduzione dall'aramaico antico al greco e dal greco al latino. E certo, dal latino poi nelle varie lingue. Certo, ci sono certe terminologie che non riescono a essere, non hanno un significato, non possono essere tradotte. Certo. Per esempio c'era una discussione, stiamo andando un po' fuori tema, ma tanto per... Ma che strano. Come al solito. Esatto. C'è un riferimento dove lo Spirito Santo in ebraico antico, sì, è un nome femminile. Ah, pensa. Quindi, siccome l'ebraico antico ha ha dei significati molto specifici, mm-hmm, non danno un'accezione femminile a caso. C'è proprio dietro il senso, un senso diverso. E allora c'è stata anche questa discussione sul fatto se Dio è maschile o è femminile. E poi ci sono quelli che danno un'interpretazione di maschile e femminile inteso come non tanto come energia, mm-hmm, come sarebbe invece giusta la lettura, ma di genere. Ah, ok, adesso ne parliamo, genere, voglio una esatto, parola che ultimamente... Oggi è una parola che ricorre spesso, esatto, ma anche lì bisognerebbe spiegare che la rappresentazione di Dio come la fa Michelangelo nella Cappella Sistina, meravigliosa, non è quell'uomo con la barba, è un'energia che crea, un'energia creatrice, quindi non ha un'accezione, può avere un'accezione maschile o femminile. Certo, sì, sì. E quindi anche lo Spirito Santo non può essere né maschio né femmina, uomo, né donna, certo, perché fa parte di, perché è un'energia. Però bisogna entrare nella mentalità di coloro che stavano ad ascoltare. Certo, che sì, non avevano. Esatto, bisogna farglielo capire in qualche modo. Quindi esatto. In quel caso sicuramente devi dare una rappresentazione chiara, quindi è l'unica cosa da fare, se no... Beh, bello, bello. E poi nel frattempo il nostro regista ci ha proposto la volta della Cappella Sistina, favolosa. Io non ho ancora visto, mi vergogno a dirlo. No, io tra le altre cose mi è capitato di scrivere al curatore della Cappella Sistina dicendo tutte le volte che sono venuto a Roma, tendenzialmente la domenica, la Cappella Sistina è chiusa. Che vergogna. Dovrebbe favore essere sistematicamente aperta. No, certo. Sai che le dita una volta si toccavano. Ma va? Ha dovuto correggere. Ah, il dito si toccava. Ah sì? Sì. Ha dovuto abbassare il dito di Adamo. Ma dai. Perché... Non piaceva la cosa. No, non piaceva perché Dio non può essere toccato da nessuno. Urca, come la regina Elisabetta. Esatto. Quindi che cosa succede nella rappresentazione che il regista prontamente ci fa vedere? C'è Dio che ha la tensione della creazione, quindi il dito di Dio è teso, sì, mentre l'interpretazione che viene data, filosofica che viene data all'immagine, è che l'uomo deve andare alla ricerca di Dio. Ah, ok. Dio è pronto per il contatto, l'uomo invece deve alzare questa mano che sembra quasi morbida. Sì, esatto, un po' cadente. Un po' cadente. Quindi deve essere l'uomo che deve, mm-hmm, andare alla ricerca di Dio. Ah, okay. Dio è sempre là, è sempre là, pronto a... Cioè, no, quindi non è un segno tipo di sottomissione? No.
quello della mano. Ah, ok. Anche perché se uno vuole vedere in base a quello che è scritto sulla Bibbia, mm-hmm. ci sono degli errori abbastanza evidenti. Mm-hmm. Perché in questa immagine, teoricamente, Michelangelo voleva rappresentare Dio che dà la vita ad Adamo, ma sappiamo che nella Bibbia Dio soffia nelle narici di Adamo per dargli la vita. Quindi questo sarebbe un errore storico, certo, in base a quello che è scritto. Ma sappiamo due cose. Uno, che Michelangelo faceva quello che ci aveva voglia, perché gli era stata commissionata la rappresentazione della vita di è Gesù. È vero, sì. E lui... Così mi avete detto? Se ne è altamente. Esatto, e io faccio così. E io faccio quello che voglio. Grande, così mi piace. E poi ci sono delle interpretazioni molto simboliche anche qua, molto importanti, molto esoteriche anche, certo, se vogliamo, su quello che erano anche i suoi studi. E quindi qui c'è proprio un approfondimento molto più importante del racconto, che è importante anche quello, certo, perché il respiro è quello che ci dà la vita, no? Certo. La prima cosa che facciamo quando nasciamo è quello di inspirare. Esatto. Quindi Dio che cosa fa? Soffia nella narice, okay, e quindi cosa succede? C'è l'inspirazione. E poi quando lasciamo questo mondo c'è l'espirazione, che è l'ultima cosa che facciamo. Certo. Però in questo caso lui ha voluto rappresentare il contatto che c'è tra Dio, tra Dio quindi, e ma l'uomo. L'ha dovuta correggere Michelangelo, sì, il dito? Sì, gliel'ha fatto gliel'ha detto, ascolta, diceva, chiudiamo un occhio su tutto, ma su quello no. Così come... Perché mi ricordo che sì, c'era stato, forse nessuno aveva visto finché lui non ha terminato. Esatto. Ah, ok. E quando però si sono accorti c'è stato un po' di... Ah, ok, mi ricordavo... Un po' di maretta, chiamiamola così. Mi ricordo che lui, nessuno aveva visto cosa stesse facendo. Quando l'hanno visto, hanno detto, Stefai. Peraltro lui, un pittore successivamente, tale Braghettoni, ha dovuto mettere delle vesti a questi uomini assolutamente nudi. Erano un po' troppo e quindi è dovuto andare a correggere. A alcune correzioni sono... Comunque penso sia la parte più riproposta, delle mani, proprio riproposta ovunque, in qualsiasi salsa la troviamo. Beh, però è bellissima. Questa scena in particolare è meravigliosa, perlomeno per quanto riguarda gli studi che faccio io, ma gli studi che ci sono anche in giro, perché se tu guardi, lo cito spesso questa cosa perché mi piace tantissimo, proprio mi entusiasma e mi esalta. Se tu guardi, Dio è avvolto in questo mantello. Sì. Questo mantello ha esattamente la forma del cervello. È vero. E la parte frontale, che è la parte... Michelangelo non era medico, chiaramente. La parte frontale dalla quale esce il braccio di Dio è la nostra parte frontale dove si formano le idee sul futuro, nel cervello. Quindi è la parte più giovane, diciamo così, del nostro cervello. Quando noi pensiamo e progettiamo, facciamo lavorare quell'area lì. Ah, ok. E guarda caso, lui da lì fa uscire, lì esce il braccio della creazione. Ecco, a me sono le cose che mi fanno impazzire, queste, bellissime. Se guardi sotto la sua parte sinistra, sotto l'ascella sinistra di Dio, a parte gli angioletti che ci sono intorno, c'è un personaggio particolare. Adesso il nostro regista ce lo inquadra. Con la testa che viene fuori. Esattamente. No, la sinistra dove c'è l'altro braccio di Dio. Ah. Questo è il braccio destro, il braccio sinistro, esattamente. C'è questa bionda. C'è questa bionda. Ah, okay. Se tu guardi, ha un seno. Sì. Quindi è una donna. È una donna. Cosa fa una donna sotto la parte, sotto il braccio sinistro di Dio? Viene protetta. Sì. La sinistra, energeticamente parlando, tu sai che io mi occupo di queste cose per lavorare sulle persone, rappresenta il femminile. Ah, ok. Quella, per interpretazioni, chiaramente, perché Michelangelo non ha lasciato niente di scritto, e per personale interpretazione che rimane mia, voglio dire, poi se uno vuole la condivide, quella è l'anima. Ah, che bello. Quella è la donna che si prepara, è il femminile che è sacro, che si prepara a entrare in simbiosi direttamente con l'uomo. Quindi la donna era già nella mente di Dio, che è rappresentata da questo cervello. Che bello. Ed è pronta per andare. Non c'è nessuna rappresentazione del fatto che a Adamo venga tolta una costola. Sì. Peraltro la prima rappresentazione medica di un'operazione. Sì. Perché viene fatto intanto si dice che lo fece dormire. Sì. Anestesia. Sì, ok.
Quindi apre, fa il primo taglio, tira fuori la costola, fa proprio un'operazione chirurgica, sì, sì, come si può fare in un, no, no, certo, in un ospedale, tira fuori e forma la donna. Qua lui non la rappresenta questa cosa. Lui dice la donna, che è l'anima dell'uomo, è già presente nella mente di Dio, è lì pronta nella parte sinistra, che è la parte femminile, okay, ed è pronta ad essere donata. Che bello. Anche lì c'è una riflessione che fa un psicoterapeuta che... al quale mi ispiro molto, che è Recalcati, Massimo Recalcati, sì, che dice che qua c'è la prima depressione umana. L'uomo ha bisogno di comunicare. Una volta che Adamo ha dato il nome a tutti gli animali, alle piante, ai mari, ai cieli, agli uccelli, ai pesci, con chi parla? C'ha ragione. Entra in depressione. Certo. È la prima depressione della storia. Povero. Quindi infatti il viso è molto depresso. Un po', sì. Allora cosa fa? Ciao. Dio gli dice, diamogli qualcuno con quale può parlare, con la quale ti puoi capire e puoi parlare di qualcosa. Esatto. No, attenzione, con cui potrà stare zitto, perché esattamente poi parla con l'altra. E poi c'è l'assurdo, nel senso, lo si dice, gli ha dato una creatura che più che ascoltare, come avrebbe avuto esatto, bisogno Adamo, parla e parla anche per Adamo. Ma ti detto, scusa, ma non hai capito tanto bene di cosa avevo bisogno? Ha un po' esagerato, sì, in quello. Ha un po' esagerato, però qui c'è il primo intervento chirurgico. Certo. La prima anestesia. Esatto, addormentato, quindi aveva previsto anche questa cosa. Esatto. Fantastico. La nascita, che è quella del respiro, che è molto importante. Sai che io quando faccio le meditazioni, le visualizzazioni, le regressioni, parto sempre dal respiro. Sì. Mm-hmm. E poi la prima depressione, perché non c'è nessuno con cui confrontarsi, nessuno con cui parlare, e poi arriva e poi la donna. Ci ha pensato, da lì ha detto ma. E qua c'è anche una cosa molto carina. Nella formula del matrimonio si dice, sì, finché morte non ci separi, sì, esatto, non vi separi. Sì. In realtà la morte separa, se separa qualcosa, separa dall'anima. Sì. E quindi in questa rappresentazione la donna, ecco perché ho detto che è anche anima, che è l'anima dell'uomo, perché in questa rappresentazione nella mente di Dio c'è questa donna, altro piccolo inciso. La donna è l'unica creatura creatrice, quindi certo, è quella che più si avvicina a Dio come filosofia, cioè certo, è capace, sì, di creare, sì, vita. Sì. Lei crea, certo. L'uomo non crea la vita. No, è vero. Per cui è parte integrante di Dio. Quindi la donna dovrebbe essere considerata come il ponte tra l'uomo e Dio. Che bella questa cosa. Che è questa ricerca. Lo completo, lo finisco e poi mettiamo la musica. Quindi Dio si propone all'uomo. L'uomo con questo dito che va in giù lo deve cercare e lo può cercare anche tramite La donna che fa da ponte, che rappresenta anche la sua anima. Che bello. La famosa anima gemella, poi. Certo, quando si dice che si trovi l'altra persona, trovi l'anima gemella. Certo. E qua secondo me ce ne sarebbe da parlare della figura della donna. Faremo una bella puntata sulla donna, perché sì, ha passato dei momenti d'oro, ma... non sempre. Però qua la troviamo, insomma, voglio dire, magari doveva assumere ruoli diversi. Diciamo che a livello energetico, per essere in equilibrio, così come la rappresentazione dello yin e dello yang, il maschile e il femminile devono esistere, certo, coesistere, devono coesistere nella stessa persona, certo, al di là del genere, sì, sì, in maniera equilibrata. Certo. Così come la mano sinistra, certo, e la mano destra devono collaborare per poter fare qualcosa. Sì. Cioè, l'errore grosso è che non essendo legati alla natura come dovremmo essere, se la parte in natura si supportano, no? Noi non faremo mai, la natura ci ha dato la mano destra e la mano sinistra, non è che se la mano destra fa una cosa sbagliata la mano sinistra la prende a martellate. No, certo. Collaborano per poter arrivare allo stesso obiettivo. E questo non avviene, sì, nel genere umano, no, perché l'uomo e la donna, spesso e volentieri l'uomo in competizione con la donna. Purtroppo sì, esatto. Forse bisognerebbe ricordare questa cosa, fare un po' più presente, che comunque, cioè, no, ecco, esatto, non stiamo parlando di due antagonisti. Esattamente. Ecco, forse è questo che dovremmo capire, che comunque due protagonisti che collaborano insieme, non c'è una figura predominante.
Ecco. Ognuno con le sue competenze, esatto. Ognuno con le sue capacità, ognuno esatto. con le cioè, sue... Cioè, senza andare a guardare, esatto, ovvio, ci sono cose da donne, come si dice, cose da non... cioè, è anche, non è giusto dire che un uomo può fare quello che fa la donna e la donna, secondo me, no, perché... Proprio... E se no non sarebbero complementari. Esatto, quindi no, ognuno con le proprie capacità che si andranno ad incontrare, ad incrociare, però ognuno con la propria... figura con le proprie competenze. Ecco. Esatto, devono creare quel cerchio che è lo yin e lo yang, quel cerchio esatto. dove ognuno occupa uno da spazio. La propria, esatto, sì sì, secondo me esatto. E si completa. Non c'è tanto, esatto, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, no. direi. C'è poco da, voglio dire, non c'è bisogno di prevaricare niente, ci si mette in contatto. L'obiettivo è sempre lo stesso, no? E ci si arriva insieme esatto. dando ognuno quello che può dare. Questo vuole anche essere la rappresentazione di questa immagine, quindi la parte destra e la parte sinistra che si equilibrano, perché comunque è messo in una posizione di equilibrio, sì. dalla parte sinistra c'è il femminile, dalla parte destra c'è il maschile e stanno in equilibrio, sono in equilibrio. Certo. Ma anche il fatto che, e poi mettiamo veramente sulla musica se no noi andiamo avanti, anche il fatto che il serpente, chiamiamolo così, poi ne parleremo magari anche di questa cosa che è molto interessante. Ci sono le rappresentazioni con i serpenti striscianti e la rappresentazione con i serpenti in piedi. I serpenti in piedi sono okay. quelli della farmacia, sì, sono quelli vero, del medico. Sì, okay. è vero. E quindi quando il serpente è elevato in maniera verticale è un segno positivo. Sì, ok. Questo serpente che si arrampica sull'albero sì. del bene e del male è posizionato in maniera verticale e a chi si rivolge per dirgli guarda che esiste tutto un mondo fuori di qua, esiste tutta la conoscenza del bene e del male, non ad Adamo che stava peraltro dormendo lì sempre nella rappresentazione della Cappella Sistina, ma gli parla con la donna, certo. perché sa che la donna ha questa forma di curiosità di voler andare oltre. Lui, adesso voglio dire, poi non me ne abbiano, perché ma lo facciamo anche per un po' di sì. rappresentazione per fare un po' ridere. Esatto. Diciamo che Adamo era sul divano in qualche modo. Cari Adami. Non c'erano ancora no, i partiti. La telecomando, però già no, esatto. aveva preso una posizione. E lei che dice, come dice, cosa facciamo a mangiare stasera? Guarda cioè, che c'è un albero di mele lì, non è che... Era già, però... la cara Eva doveva già sbrigare delle cose. Esattamente. E quindi il serpente si rivolge a lei, si rivolge alla parte curiosa dell'essere umano, si rivolge alla parte che vuole scoprire, vuole capire, vuole approfondire. E quindi parla con lei. Certo. Lei lo capisce. E quindi no, c'è tanta bello, mi piace questa cosa, bello, sì, bello, sì. interessante. Cari Adami all'ascolto. Cari Adami sui divani. Ovviamente cari Adami sui divani. Adesso cari Music. Adami, cari Adami deve ci ascoltiamo, non lo sappiamo. Boh, no, io so che cosa arriva, mi piace tanto. Musica. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel,
one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Wow, che meraviglia! Questa l'ha fatto per me. Ovviamente il regista non l'avrebbe mai messa, ma io sì. Richiedevo, ho detto, non è Natale se non c'è Michael Bublé. Eh beh. Mi raccomando, e ben ritrovati ovviamente su Radio SP30, Viva la Mamma in versione salute e benessere con il nostro Gian Andrea Rizzo, che ci sta parlando di un sacco di cose come al solito. Infatti non possiamo mettere la musica per perché ci sono sempre un sacco di cose interessanti da ascoltare, cioè. Infatti gli ho detto, guarda, mi vergogno a dire ancora quello che sto per dire, che non sono mai andata a vedere il Cenacolo Vinciano. E allora gli ho detto, ci andiamo insieme, ti prego, così me lo spieghi bene bene, perché poi queste cose a me veramente fanno impazzire, le curiosità, che poi sono quelle che ti rimangono in testa, non c'è niente da fare, perché finché stiamo parlando di scuola ti riempiono di date tutte, ma poi tanto te le dimenticherai, non sono quelle che ti rimangono in mente, no? Quindi, cari professori all'ascolto, che ci ascolteranno, cercate di rendere queste lezioni un po' più interessanti, più curiose, ecco, che ti tengano, tac, belli presenti, belli svegli, sennò tutti a dormire sul banco. Oltretutto adesso che c'è, con internet tu hai la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di informazione, quello che dovrebbe essere accendere il fuoco della cultura, esatto, nella persona. Cioè, i mezzi ci sono. La passione della cultura, la curiosità nel sapere, esatto, la curiosità, nel conoscere, nell'approfondire, questo è. Se no, la semplice nozione oggi la puoi trovare in basta un click. No, certo, infatti dicevo a loro, voi momento, quando loro si mettono a fare i compiti, dico, voi siete fortunatissimi, perché noi una volta, quando dovevamo cercare una nozione, adesso chiedi Alexa, chi è Pinco Pallino? E grazie Alexa, bla 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 bla. Una volta, o se non avevi l'enciclopedia, dovevi andare in biblioteca, insomma non era così immediato la risposta, no? Adesso tac 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 tac, quindi ho detto, abbiamo anche un'ottima tecnologia, usiamola, sfruttiamola per cose anche, insomma, un po' più intelligenti. Una volta c'erano i quaderni, se ti ricordi, con che poi tu tagliavi, esatto, sì, forbice, sì, colla, andavo in cartoleria a comprarli, esatto, sì, sì, a seconda degli argomenti, esatto, sì, c'erano, sì, le varie figurine per fare la ricerca, esatto, e le ricerche erano tutte fatte a mano, non c'era il copia e incolla, no, scritte ancora, non ce n'era una uguale all'altra. Adesso invece sono tutte uguali, un po' vedi come il quaderno, bravo, come sì, il, sì, anch'io ce l'ho in borsa, vado ancora con carta, con le figurine, bravissimo, carta e penna. Mi piace. Sì, è ancora bello e sentire. E noi fortunatamente veniamo da un'altra, come dice mio figlio, un altro secolo, e sono ben contenta di arrivare da un altro secolo. Siamo del secolo scorso. Sì, 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 però guai chi ce lo tocca. Senti, credo che più o meno siamo lì. Vabbè, sì, vabbè, io ma direi stasera di... siamo anche partiti dopo, sì, quindi... Io direi di raccontare un po' velocemente, tornando un attimo a Santa, yes, Lucia, sì, quelle che sono le festività in giro per il mondo anche del passato. Sì, tra l'altro Santa Lucia, mio papà alla Veneta, lui diceva Santa Lucia. Sì, lui diceva la Santa Lucia. Poi è derivato da Lucina, per cui, ecco, insomma, sempre l'arriviamo, esatto. Santa Lucia arriva dalla Scandinavia.
Che là faceva là non c'è mai il sole, poracci. Infatti, ed è la tradizionale festa delle luci, il 13 dicembre, ed ha lo scopo proprio di portare luce e speranza durante gli inverni della Scandinavia. Mamma, chissà che freccia. E come si diceva prima, definisce l'inizio delle festività natalizie. Poi se andiamo in Irlanda, per esempio, c'è il raduno di Newgrange, che è un monumento preistorico, più o meno come quell'altro che c'è a Stonehenge. Non l'ho mai sentito, Newgrange. Newgrange, sì. È un sito storico che risale al Neolitico e anche questo è allineato con la rotazione del Sole. Adesso andremo a vedere. Ah, dai! Esattamente. Questa sembra una cupola con sopra dell'erba. Sì. No, il adesso dico una cosa, mi sembra la valle dei Teletubbies. Potrebbe essere, non così. Credere, potrebbe essere che l'hanno presa da lì. Perché... Sì, perché è fatta così, cioè su tutta l'erba e è un panettone. Sì, potrebbe. Il giorno del solstizio la luce del sole entra dalla parte superiore della camera e illumina lentamente la stanza modo suggestivo. Wow. Newgrange, pensa, non l'ho mai sentito nominare. Si sente sempre parlare di Stonehenge, invece c'è anche Newgrange. Newgrange, sì, bello. È molto particolare. È proprio, sai che anche l'oroscopo, perché nasce, perché si cerca nelle stelle il destino dell'uomo. I marinai si muovevano per stelle. Ah, certo. Se non seguivano la stella, si perdevano nei mari. Sì. Ed era molto, c'era questo legame molto forte tra le stelle e quello che erano il destino degli uomini. Ma è anche logico, perché ci sono dei momenti in cui bisogna seminare e i contadini lo facevano con le stagioni che erano che seguivano il movimento della luna, le stelle, eccetera. Sì, cioè, loro andavano, la natura collegata a tutto. Sì, ci spostiamo, adesso voglio vedere il nostro regista che ci segue, spostiamo in Cina. Mi dispiace che voi non potete vederlo, però se ci ascoltate, andate a cercare, a digitare quello che sentite da Gianandrea, fate proprio un viaggio. C'è il festival regista di Dongzi. Dongzi con l'H. Questa è più Cina, però mi sa oriente. Sì, qui siamo in Cina, Abbiamo fatto un bel salto. Oh mamma, ci sono delle palline, no, mi sa che non è quello. Anche questo, no, questa è roba da mangiare. Esatto, sono delle palline rosa, non so cosa siano. Praticamente nella festival di Dongzi. Esattamente, nella cultura orientale, in particolare in quella cinese, il solstizio d'inverno è sempre stato celebrato come fine della stagione del raccolto nei campi e cambio di stagione. Nei campi e cambio di stagione. Si tiene, anche questo guarda caso, tra il 21 e il 23 dicembre. Eccole, sempre lì arriviamo. Prevede celebrazioni e feste a cui partecipano le intere famiglie per onorare il ritorno di giorni più lunghi. E l'aumento, quindi, loro credono molto qua, dell'energia positiva del nuovo anno. Quindi aspettano l'energia positiva del nuovo anno. Viene celebrata con riunioni di famiglia, grandi mangiate. Lì allora siamo tutti uguali. Dove si magna. A base di gnocchi cinesi. Ed buoni. Ecco perché quelle palline sono palline di riso chiamate Tang Yung. Allora quelle palline che abbiamo visto si mangiano durante questo festival. Siamo lì vicini, facciamo un salto. Andiamo in Giappone. Okay. Toji. Toji, la vedo dura come si scrive. T-O-J-I. T-O-J-I. In Giappone il solstizio d'inverno viene chiamato Toji. Toji. E simboleggia. T-O. E questo è molto romantico, molto, molto, molto giapponese. Sì. Simboleggia l'armonia e l'equilibrio nella vita. T-O-J-I. La buona salute. Non ci sente il regista. T-O-J-I. Perché cerca delle robe, non so, vengono fuori delle cose. Bravissimo. Bravo. Eccolo lì. Toji. Esattamente. Adesso abbiamo trovato un mondo dei cartoni animati, no? Sì, ma i giapponesi poi. Esatto, che bello, però guarda che roba. Un giardino giapponese lo vorrei volentieri. E anche questo, equilibrio della vita, la buona salute e il passaggio verso i giorni più lunghi che e bello. Caldi. Quello veramente, meno male che piace a tutti questa cosa. Anche qua si mangia la zucca invernale, chiamata caboccia. La caboccia. Nota per le sue sostanze nutritive ideali per combattere le malattie invernali, un po' come il nostro aglio, insomma. Esatto, più o meno. La caboccia. Sembra una cosa un po' bresciana. Sì. Mangia la caboccia, non so. Oppure puoi fare un bagno caldo a base di yuzu.
Yuzu, che è uno degli agrumi invernali meravigliosi, ha un profumo che Yuzu, è fantastico. Buono. E beh, lì non hanno i mandarini cinesi. No, qua dove siamo? In Giappone? Qui siamo in Giappone. Ah no, allora no, non ci sono i mandarini giapponesi. No. Ci sono solo io presente quelli cinesi, quelli piccoli. Non lo so. Yuzu è una variazione, adesso sai che si usa tanto il lime qua, sì? Da noi, sì, sì, al posto del limone. Ah, ok, e un incrocio. È, lo Yuzu è un agrume tipico, ah, è come se fosse un limone giapponese. Ah, ok. È di un profumo incredibile, bellissimo. Chissà i fiori. Sì. E questo è un agrume che è ricco di proprietà purificanti e curative. E anche qua serve per allontanare le malattie. Quindi ci si prepara all'inverno. Vitamina C a go go. Spostiamoci in Guatemala. Olè, qua fa un po' più caldo. Festa di San Tommaso, che peraltro cade il 28 gennaio, che è la data del mio compleanno. Auguri, San Tommaso è lì che non ci credeva se non ci mette il naso. Esattamente. E lì è tutta un'altra storia. Anche lì ci sono dei bei quadri fantastici, ma ci arriveremo anche lì. In Guatemala la festa di San Tommaso viene celebrata nella settimana che precede chiaramente il solstizio. San Tommaso Chichicastenango, wow, mamma mia. Wow, guarda che colori, beh, poi là il colore, ciao. Lì che cosa succede? Che le tradizioni maya si sovrappongono con le tradizioni cattoliche che sono state successivamente diffuse nell'America Latina. Mm-hmm. In questo giorno i maya onoravano, guarda caso, il dio del sole con un pericoloso rituale che è noto come palo volador o palo volante. Pericoloso? Sì. Pericoloso perché tre uomini si andavano sopra dei pali, insomma. Si arrampicavano sopra. Sì. Due si legavano con... Sì, sì, quello lì. Esattamente. Oh, che giramento di testa. Due si legavano per i piedi e poi si buttavano giù. Adesso invece, per evitare, insomma, che succeda qualcosa, lo mettono su pali che girano. Ah, ok, mamma mia, che robe, sì, sì. Ed è molto bello perché lì vedi cultura, maschere, fuochi d'artificio, quindi wow. Una festa molto, molto... Bello. Andiamo a Stonehenge, in Inghilterra. Oh, che meraviglia, quanto mi piacciono quei sassoni. In questa lista di celebrazioni del solstizio d'inverno non può mancare chiaramente quello che da tempo immemore viene considerato un tempio a cielo aperto, che è quello della pietre di Stonehenge in Inghilterra. Sì. Per migliaia di anni. Guarda è che foto meravigliose, sì, sì, sì. Al tramonto, e beh... andate a cercarvi qualche foto, sono spettacolari. Ci sei stato? No, ancora no. Allora no, andiamo assieme, andiamo anche assieme. Lì. Io ce l'andrei e me lo porto pure. Dobbiamo andare però in un periodo dove ci sono queste cose, quando sì. I solstizi. Bisogna andare d'estate. Sì. E qua che cosa succede? Questo misterioso cerchio di pietre ha segnato i movimenti del sole e ancora oggi sono sede di grandi celebrazioni, sì, di raduni all'alba il giorno dopo il solstizio. Ah, ok, il giorno per dopo. Assistere al sorgere del sole, esattamente l'immagine che ci ha fatto vedere il nostro pronto regista attraverso le pietre molti che suonano trombe e tamburi. Ma che bello! Cioè questo è il giorno dopo il solstizio. Ah, quindi okay. Questa immagine che stiamo vedendo. Ah, vedi, sì, infatti c'è scritto quest'anno l'alba si seguirà in streaming per chi non può andare fino a Stonehenge. Esatto. Si accontenti dello streaming. Oramai anche, visto anche le eclissi varie state sì. In streaming tranquillamente. Sì, si vedono, non è proprio la stessa cosa, però insomma. Piuttosto che niente. Le mie piuttosto. Andiamo in Arizona. Soyal, Hopi Arizona. Porca. Le tribù indigene Hopi, dell'attuale chiaramente Arizona, celebrano il solstizio d'inverno come parte della loro tradizione religiosa di Dei Kakina, ovvero spiriti che rappresentano il mondo naturale. Kakina. Esattamente. Che brutto nome. Vabbè, sono qui così. Nella cerimonia di solstizio, di questo solstizio di Soyal con la Y, il sole viene accolto nel suo nuovo percorso con danze rituali. Regali ai bambini, esatto. Preghiere per il prossimo anno, canti e racconti lungo un periodo di 16 giorni, dove si pianificano anche i piani per l'anno a venire, che è una cosa che io consiglio di fare. Che bello però. Nell'attività che faccio è pianificare un po' quello che è l'anno successivo. Se si vuole entrare così diamo anche un po' un qualche consiglio sulla parte esoterica, diciamo, se uno vuole fare anche una cosa interessante, il concetto del ringraziamento è importante, sì? Ringraziare è sempre importante, quindi si può
provare a ringraziare per quelli che sono i doni che arriveranno nel 2023, ah, okay, pensando di essere alla fine del 2023. Ah, ok, quindi che dicendo bello, ringrazio l'universo per tutta l'energia, certo, per tutte le cose, per tutte le prove, per tutte le opportunità che mi ha dato quest'anno, e poi pianificare quello che sono. Ah, quindi i buoni propositi per l'anno prossimo. Beh, facciamo. E lo facevano già gli occhi. Vedi, esatto. Facciamo un salto in India? Facciamo un bellissima in l'India. Lori. Lori. Con l'H per il nostro regista, L-O-H-R-I. Perfetto. È nella regione settentrionale dell'India del Punjab, e nella città di Delhi, i, okay, Sikh e gli Hindu celebrano il Lori, che, eccolo, è l'ultimo lì, giorno del mese in cui si verifica il solstizio, che corrisponde al 13 gennaio. Per, eccolo, cui per loro il 13 gennaio è l'ultimo giorno del mese. Che meraviglia. Sono tipo i falò di Sant'Antonio. Ah, ecco, sì. Sant'Antonio, bravo, esatto, Sant'Antonio. Nei giorni che precedono il Lori, gli abitanti del villaggio raccolgono chiaramente ramoscelli e rami e fanno un gigantesco falò che funge da sfondo per canti, balli e banchetti. Che bello. E chiaramente si mangia anche qua. Nelle famiglie, beh, che hanno... Però mi piace questa cosa che... si mangia. Importante, esatto, è stare dove insieme andiamo, e mangiare. Esatto, esatto. Nelle famiglie che hanno recentemente avuto matrimonio o un neonato, il primo Lori, dopo l'occasione, comporta una celebrazione particolarmente grande con benedizioni di prosperità e doni generosi. Ma che meraviglia. E facciamo festa. Beh, mi sembra, poi comunque l'India mi sembra un popolo a cui piace molto stare festeggiare. Gioioso, esatto. Loro non hanno un giorno, sì, di festa, le loro feste durano dai 7, 9, 12, ah, 15 fino al mese. Beh, ma sono avanti gli indiani, sono sempre, esatto, mica come noi, Natale, Santo Stefano, Natale e basta. E poi la poi Befana, il 6, esatto. Poi no, tutte le noi feste, tristi, perché la Befana abbastanza, poi tutte le feste si porta via, e, io piangevo da piccola, no, quando no, era 6 gennaio. Vedi, dobbiamo imparare dagli indiani. Dove vai, vai, in India c'è sempre qualcuno. Ma che bello, bello, bello. Facciamo un piccolo salto in Iran e abbiamo quasi finito il nostro giro per il mondo. Beh, è un bel giro. Invece che 80 giorni, esatto, in 8 minuti. Esatto. Questa antica festa persiana, perché siamo in Persia, come, certo, molte feste del solstizio d'inverno, celebra la fine dei giorni più brevi, chiaramente, e la vittoria della luce sull'oscurità. Che bello. Il termine significa proprio nascita. E la festa è caratterizzata da riunioni di famiglia, vedi? Dove si mangia? Beh, sempre, certo, candele, eccole, candele, qua, letture di poesia. E io ti posso garantire, se ti capita, di sentire anche lette in persiano, proprio in originale. Le poesie sono di una, hanno una sonorità, sì, una bellezza. Ma va, una roba, non, onestamente non ho presente, fantastico, la parlata iraniana? No. Sono iraniana. Beh, tipo arabo? Tipo arabo. Ok. Tipo arabo. Perché poi, cioè, onestamente l'arabo non è poi così musicale. Sembra un po' sempre... No, ma... Sì, è molto forte, sì, come tonalità. Però se viene recitato... Ah, ok, molto... rimane più dolce, sì, perché sennò, sì, la parlata, sì, sì, è un a po'... A me piace molto, sì. Ah, ok. Così in persiano mi piace, sì, molto. Ah, ok, andrò a ascoltare. Quindi leggono le poesie e fanno una festa per superare la notte più lunga dell'anno, che è quella del 13. Ah, ok, vedi. Noci la, e la frutta. La notte di Yalda. O Yalda, la Yalda. Yalda, quando, sì, la luce sconfigge le tenebre. Noci e frutta, cocomeri e melograni sono il pasto tradizionale per proteggersi dalle malattie invernali. Anche qua, se avete dei melograni, eh sì, fatene... Beh, infatti mi dicono il melograno, guai. Ieri sera ho già assaggiato il gelato al melograno. Buonissimo. La fiera dell'artigianato. Ah, sì, sì, sì. Molto, molto. Sì, non sì, l'ho è mai molto mangiato. Particolare. Il melograno, poi sai che per la caratteristica che ha, intanto per come è strutturato, fa bene ai globuli rossi. Ah, ecco, vedi. Quindi mangiarlo, oltretutto per il colore, fa bene ai globuli, sì, rossi. In più rappresenta, donare un melograno è donare soldi. Ah, rappresentano, ma non sapevo. Sì, sì, ok, sì, vedi. Rappresenta la ricchezza e i soldi. Ah, bene. Ha questa caratteristica di avere ogni seme protetto. Allora, so cosa regalare ai miei parenti quest'anno, un melograno per uno, e non guardatemi male perché vuol dire portare i soldi, quindi esatto, statevi zitti. Ok, un melograno per uno, comprerò un paio di chili di melograno e sono a posto, e li regalo a tutti. Ah, che carino, bella idea che mi hai data. Finiamo col Festival delle Lanterne di Vancouver, bello, in Canada. Pensa alle lanterne, avrei detto più est che... E invece, di solito la festa delle lanterne è in Cina. Ah, infatti, invece lo fanno anche a Vancouver. Invece andiamo a Vancouver. Andiamo per a Vancouver. Celebrare... Andiamo tutti a Vancouver, via. Per celebrare il solstizio d'inverno, la Secret Lantern wow, Society andate di Vancouver a guardare perché è bellissimo. Ha creato lo solstizio, wow, Lanterna Festival della città. Che meraviglia, guardate che roba.
Quindi i partecipanti possono frequentare laboratori per creare la loro lanterna personale. Ok, mi auguro che, perché ci sono stati un po' ultimamente dei problemi sulle lanterne, sì, che adesso le facciano in modo diverso, perché sennò si ritrovano nel mare, a tutte le parti, queste lanterne. Esatto, invece no, magari adesso le fanno in modo... biodegradabili, esatto. Ormai è tutto biodegradabile. Esatto, belle, comunque bellissime. Pensate, migliaia di lanterne che vengono accese e volano, sono bellissime. E poi... per chiudere proprio il discorso con le candele, che vediamo anche lì rappresentate, i partecipanti possono anche provare a farsi strada attraverso il labirinto di luce, che è un labirinto di 600 candele che invita i visitatori a lasciare andare i vecchi pensieri e a trovare nuove possibilità per il prossimo anno. Questo mi piace un sacco, potremmo organizzarlo anche qua da noi. Dai, Gian Andrea, ci organizziamo. Io faccio tutto insieme a Gian Andrea, qualsiasi cosa mi dici, io gli dico di sì. Organizziamo, dobbiamo fare un labirinto della di candele. Luce. Bravo, di candele. È bellissimo. Bello, sai, di notte, ma che meraviglia. Il labirinto io peraltro lo uso per spiegare un po' il percorso di crescita personale. Ah, ok, bisogna passare per un labirinto. Sì. Adesso io chiederò al regista di cercarmi il labirinto di Chartres e ti faccio vedere, è un labirinto che è al... come è scritto, perché ha scritto... eccolo quello? Qua. Ah, okay. È il pavimento di una chiesa che si è, credo che sia del 1400. Eccola là. Quello lì. Ah, ma che meraviglia! Cosa succede in questo labirinto? Che questo bello. Labirinto è abbastanza complesso. Viene da altri labirinti, poi sai che c'era il labirinto di Minos, c'erano tutto, insomma, sì. Il labirinto rappresenta, e se tu guardi questo, può rappresentare anche l'emisfero destro, l'emisfero sinistro del cervello. Infatti dico, a me sarebbe venuto in mente un cervello. Esattamente, però vedi che è alla base, vedi che è alla base di una chiesa, quella là è la chiesa, sì? Che bello, l'immagine che vediamo sulla destra. Dov'è questa chiesa? È in Francia. La città Chartres. Okay. Perché la chiamano così? Perché la cosa particolare, e magari gli dedicheremo anche qua una puntata, poi vediamo, tu entri dal labirinto, quindi inizi un percorso, inizi la dieta, inizi la palestra, inizi. E il tuo obiettivo lo vedi là, però a un certo punto il labirinto ti porta a svoltare. Quindi ti dice, parti bene, però non è che puoi arrivare subito lì. No. Poi c'è un'ansa che ti riporta verso il centro. Allora dici, vabbè, insomma, prima fatica l'ho passata, adesso riesco. Ce la faccio. Ma c'è una curva e poi il labirinto ti porta a sfiorare tutta la parte centrale, in maniera che tu il centro lo vedi, però poi ti allontana completamente. Beh, però è bella come... In un percorso di crescita c'è un momento, e io lo dico sempre a tutte le persone che fanno i percorsi di crescita con me, c'è un momento nel quale sei talmente lontana dal tuo obiettivo, che dici, ma chi me l'ho fatto fare? Poi però ragioni sul fatto che sei partita, hai fatto fatica, sei arrivata... Non mollare. Non mollare, questo è il senso di anche questo labirinto. Allora, anche se non lo vedi più, il tuo obiettivo è là. È lì, certo. Fai a un certo punto un altro percorso, arrivi a un punto dove praticamente svolti e sei esattamente al centro. L'ultima fatica che ti porta a raggiungere il tuo obiettivo. Sto pensando in questo momento, mi dico cose, quando partorito l'ultimo figlio che non ce la facevo più, e metto, vuol dire che sei arrivata. Quando ti senti proprio che non ce la fai più, dice, poi nasce, ed è vero. È così. Quando tu, io arrivo anche da facevo atletica leggera, quando fai percorsi molto lunghi, le mezze maratone, arrivi a un certo punto che il corpo dice basta. Stop. Basta. Non ce la fai. Mi fermo. Certo. Però se tu riesci a concentrarti sull'obiettivo che è prossimo e su tutta la strada che hai fatto per arrivare fino là, fai la svolta e arrivi esattamente al centro. Secondo me in quel momento devi riuscire a poter ragionare. In quel caso ci vuole la presenza della testa, che ti dice, guarda che sei arrivato ormai qua, hai fatto tutto quello, ti manca, anche se sembra... una cosa irraggiungibile, però ormai sì, in quel momento penso che devi esserci proprio, devi essere presente. E poi la parte più bella è il ritorno. Certo. Perché poi l'obiettivo raggiunto, ma torni indietro, allora rivedi tutta la strada che hai fatto con il piacere di dire ho fatto questa strada con soddisfazione. Certo. Quindi è tanto interessante l'entrata quanto l'uscita. Quanto il ritorno, certo. Quanto l'uscita. Perché il nostro cervello comunque è una macchina in qualche modo. Quindi cosa deve fare? Deve consumare meno energia ottenendo più risultati possibili. Certo. Quindi a un certo punto quando sente il nostro corpo che
che l'energia cala, che il cervello dice, insomma, basta. Adesso non andiamo oltre perché sennò non me ne rimane. Invece noi abbiamo dell'energia nascosta, che è quella che dà la forza per andare oltre, che è quella sulla quale dobbiamo contare fuori, per poter... Certo. Sì, assolutamente sì, assolutamente che bello, sì. E anche questo labirinto vedi, è molto bello. Bello e ha questo significato, quindi anche questo labirinto di luce di queste 600 candele di Vancouver sta a significare c'è luce e la luce ti accompagna e se ti accompagna la luce alla fine ci arrivi. Certo, bello. È tutto una proiezione sulla speranza, ma non tanto sulla speranza, ma sulla certezza che alla fine quelli che sono i tuoi propositi, se cammini passo dopo passo consapevolmente, alla fine ce la fai, arrivi. Certo, infatti cammina nel sole, bellissimo, bellissimo. Questo sarebbe bello portare come concetto per fare una manifestazione come potrebbe essere quella di fare un percorso sì? di luce, sì. dove le persone... Io ho fatto, ci sono alcuni festival dove mettono giù dei teli con delle rappresentazioni di questo labirinto, sì? perché oltretutto deve avere delle misure particolari, ah, okay. E tutto, c'è anche la sì, numerologia sì, studiato, dietro, perché sì. considera che è fatto cioè, dentro una chiesa, per cui non è fatto no, a caso. No, non è a caso, niente a caso, certo. E se tu passo per passo dentro quel labirinto, anche se è fatto, disegnato per terra, sì, sì, sì. rifletti, ti rendi conto che ci sono dei momenti dove magari ti fermi sì. e chi sa leggere queste cose capisce quali sono i momenti della tua vita dove ti ah, sei okay. fermata, dove hai perso le speranze, dove, certo. dove hai riflettuto su quello che stavi certo, facendo. Dove sei caduto, dove però magari poi ti sei rialzato. Che bella questa cosa. Sì, sì, questo è, io lo uso molto per spiegare che un percorso non è una linea retta. Certo. Poi se tu sai meglio di me che nel mondo, nell'universo linee rette non esistono. No. Si muove tutto a rotazione, quindi sì. due sono i movimenti principali della vita, che è l'espansione e la contrazione. Ogni nostro organo interno si espande sì. e si contrae, dal polmone al cuore, i reni, la vescica, sì, sì, cioè certo. è tutto molto morbido, in espansione e in contrazione. Mm-hmm. E quindi riuscire a interpretare anche un percorso di vita che non è lineare, ma è fatto di espansione, quindi sono felice, sono partito, sto cercando di raggiungere il mio obiettivo. Sì. E di contrazione, sono stanco, non ce la faccio, mi fermo un attimo e prendo fiato, sì, sì. fa parte della vita. Certo, sì, sì. Non è tutto lineare, no, non c'è non fiume. Non è sempre che, in un no, modo e neanche sempre in un altro. Non c'è fiume che vada al mare tirando dritto. No. Fa tutte delle serie di ansie, perché trova sempre qualche cosa da... Sì, ma sì, cosa sì. fa il fiume? Ci gira intorno. Eh sì. Passa l'ostacolo. Sì, sì, in qualche modo va avanti. Quello che perdiamo noi di vista è il passare l'ostacolo. Certo. L'istintività del bambino che cade 40 volte, ma il suo obiettivo è quello di alzarsi e camminare, e cammina. Certo. Da adulti poi lo perdiamo. E dopo, sì. Capito? Andiamo diversamente. La prima volta che scivoliamo, neanche cadiamo da adulti. No, è vero, quando ci basta scivoliamo meno. Solamente, e allora diciamo... Ci basta molto meno. Perché tutte a me? Sì, è vero, no. è vero, no, è vero. Siamo un po', sì, 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 sì. Dovremmo più ragionare meno, fare un po' come i bambini. Sì. Che loro vanno avanti per la loro strada, non gliene frega niente. Ah, no. Questa istintività sì, nel sì. voler raggiungere l'obiettivo. E che si perde che dentro di loro. Crescendo. Sì, ma sai perché? Forse ne abbiamo dedicato anche una puntata. Cambia proprio anche la struttura del cervello, cambiano anche le onde con il quale il cervello ragiona, certo. Cambiano le esperienze. Sì, è vero, tante quindi cose. Quindi noi tendiamo, a differenza degli animali, che dimenticano, non hanno una sorta di memoria, chiamiamola così, fissa come la nostra. Sì, è vero. Noi invece tendiamo a ricordare le cose negative e rimuginare sulle cose negative che ci spaventano sempre. E quindi e quindi rallentiamo. Invece bisogna essere sempre, insomma, c'è quella follia, chiamasi sì? follia, sì, sì. È la follia di Platone che ci vuole, che dice che insomma, tanto una cosa non sarà mai come l'altra. No, infatti. Un'esperienza può essere simile, ma non sarà mai non come sarà l'altra. Non sarà mai identica, no, beh, chiaro. Allora è meglio provarci. Sperimentare, sì. Meglio provarci. Avere, come si dice, meglio avere rimpianti piuttosto che, no, com'era quel... Meglio avere rimorsi piuttosto che rimpianti. Ah, bravo, rimorsi piuttosto sì. che rimpianti. Oggi ho letto una bella frase con la quale voglio un po' magari chiudere, sì. se siamo
oramai addirittura d'arrivo, che dice: a qualsiasi età io possa, a qualsiasi età io possa avere, dedicherò sempre una o due ore della mia vita ad essere un bambino. Che bello, sì, sì. Ogni giorno. Sì. Ogni giorno un'ora o due ad essere, sì, un bambino. Sì, sì, voglio, sì, fare. Voglio fare i capricci, voglio... Non mi interessa. Sì, sì. Sono d'accordissimo su questa cosa. Ma io lo faccio, eh. Io lo faccio. I miei figli che a volte... Ti riprendono. Mamma, esatto. Oggi è capitata l'ultima, che eravamo in un grande magazzino. E io volevo fare la bambina, volevo giocare, volevo i pupazzi, e loro mi dicevano: mamma, no, facciamolo, perché ti diverti da matti. Sì. Poi è bello il contrario quando i figli ti riprendono. Esatto. Allora sai di aver fatto qualcosa di giusto. Esatto, esatto. Dici: ah, vi rendete conto? Ma sì, divertiamoci finché possiamo, sì, ci mancherebbe, sì. Se no... Tu sai che io sono per il bicchiere mezzo pieno sempre, sì, sì. Per cui c'è sempre un'opportunità, sì. Non c'è mai un problema. No. E quello che cerco di trasferire poi quando sono in studio con le persone, che insomma invece vedono sempre tutto negativo, certo. Sempre tutto... Non è superficialità, è dire: se io devo fare questa esperienza la faccio fino in fondo, sì. E ne trago pure un vantaggio. Sì, sì, sono d'accordo. Poi, sì. Vabbè, poi sai... Non sai come può andare, eh? Ovvio, però ci ho provato. Esatto, usare un po' di logica, chiaramente. Sì, un no, po' di esatto, testa, non andare allo sbaraglio, esatto. Completamente. Però sperimentare, perché sì. La vita è fatta di esperimenti. Sì, se pensa, infatti io quando, a volte penso, magari parlando di matematica, anche quello, dico, pensa che c'è stata gente, che noi adesso il teorema di, che ne so, Pitagora, ma questa gente ci ha riflettuto per arrivare qua. No, quindi dico, vedi che, dico, quel giorno lì, quello lì, che cosa c'era da fare invece di pensare a mettersi lì, no? Ma cioè, fanno pensare, comunque, hanno visto le cose in un modo diverso. Da un altro punto di vista. Perché se l'avessimo viste tutte nello stesso modo non sarebbero nate queste idee, no? Quindi vuol dire che qualcuno, quindi anche il fatto di dire non facciamo tutti i pecoroni, no? Facciamo anche quello che invece di andare dietro alla massa se ne va per i fatti suoi, perché non è detto che quello che vada da solo sia sbagliato rispetto a quello che va... Magari ne nasce qualcosa di buono. Ecco. C'è sempre una... diversa strada, diverso punto di vista. Sì, perché se c'è stata una scoperta, qualcosa vuol dire che è stata guardata in un modo diverso. Cioè non è che vediamo tutti verde perché quello è verde, non è detto, perché magari è questa la cosa bella. Ma la realtà è soggettiva. Poi adesso andiamo... sarebbero argomenti da notte fonda, questo, no? Possiamo fare la 24 ore invece, esatto. Di Le Mans, di Gudo Visconti. Però parti dal presupposto, e con questo lasciamo un po' insomma in sospeso anche per le prossime trasmissioni, però si parti sempre dal presupposto che io e te possiamo guardare quella finestra, sì. Ma la tua prospettiva è di mezzo metro più, certo. In là della mia. Sì, sì, è vero. Io magari sono più vicina, esatto. La tua esperienza ti, sì. Porta a vedere dei particolari, sì. Che io non vedo, e altrettanto ma tu... La finestra è quella, la finestra è la finestra, sì, sì. Quindi no, la realtà, in realtà, gioco di parole, ma non è mai vera per nessuno. No, perché non è detto, esatto, è così, ma è anche cos'ha. Dico sempre, noi viviamo un po' sempre nel passato. Mm-hmm. Il sole, la luce del sole che arriva è di 8 minuti fa. Certo. E quindi non è quella attuale. La luce delle stelle, non, cioè, noi guardiamo un cielo di stelle che probabilmente non esiste più. Certo. Le percezioni che abbiamo sono di frazioni di secondo, quindi se io mi brucio anche un dito, ora che arriva il cervello lo elabora, lo rimando indietro. Sì, sì. Quindi viviamo sempre una sorta di vita nel passato, sì. Sempre in ritardo, sì. Siamo. Mai. Che cosa c'è? Qual è la cosa più presente che abbiamo? È il respiro e il battito cardiaco. Certo. È quello che io faccio meditazione con le persone, perché le riporto nel presente, nello stato presente. Certo. Quindi se la realtà... si modella a seconda delle nostre esperienze e di quello che è del nostro vissuto, allora perché non interpretarla in maniera diversa, cercare di interpretarla in maniera diversa per vedere se si trovano delle, sì. Alternative, delle soluzioni. Per quello, questo valga per tutte le cose. Cioè, non è che c'è uno che ha ragioni o uno ha torto, perché magari, esatto, noi stiamo guardando la stessa cosa, ma la vediamo... con punti diversi. Esatto, e non è detto, cioè, vanno bene entrambi. Perfetto. Non vi dico qualcuno la... ci richiama al tempo. Sì, perché io già... vabbè, ma caro... quella allora, veramente? Sì, caro... Ah, però. Caro Emanuele, noi era 2 anni che non ci vedevamo con Gianni. No, è bello che il regista, il nostro caro regista Emanuele, ha detto prima:
manca 10 minuti alla fine della trasmissione ed erano le 22. Mezz'ora fa, esatto. Ed è passata mezz'ora, quindi l'ultimo intervento è durato mezz'ora, va bene. Ecco, vabbè. Fai ciò che vuoi. Concedetecelo, era 2 anni che non ci vedevamo, io già no, perché Emanuele continua a farci il segno dell'orologio, no? E gli ho detto, vabbè, concedetelo. Non vedevo le 22.40, vabbè, perfetto. Ma sai, fantastico. Il tempo vola. Sì, direi proprio di sì. Caro Gian Andrea, grazie. Grazie per questa bellissima serata, ogni volta è veramente... Io esco sempre più leggera, più bambina. Ecco, adesso voglio andare a schiacciare i campanelli. Andiamo a schiacciare i citofoni, andiamo, e scappiamo. E scappiamo. Ci mettiamo la cicca o lo stuzzicadenti, esatto. E poi via di corsa. Cari ragazzi, voi che non le avete mai fatte queste cose, non sapete cosa vi perdete. Cari ragazzi. Le secchiate d'acqua evitate. Vabbè. Lanciate dalle finestre che eravamo sotto. Arrivava secchio. Però, che meraviglia. Però, era tanto tanto divertente. Sì, 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 assolutamente. Va bene, insomma, sti ragazzi giovani vogliono andare a dormire, sono già stanchi. Vedi, no, esatto, so, poi parlano della gioventù, è la gioventù, qua io e te, adesso io e Gian Andrea, adesso sapete dove andiamo? Andiamo a ballare. Ma certo, dov'è che si balla? Non lo so, dove andiamo. No, andiamo a Casinetta, si va a Casinetta a ballare, vicino casa, no? E andiamo là perché è un posto, non so se ci fanno entrare per l'età, però vabbè, noi ci proviamo. Va bene, andiamo a prenderci uno spritz. Esatto. Il regista in questo è d'accordo. È d'accordo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Vi ricordo che la trasmissione potete riascoltarla in podcast su Spreaker, Spotify, Facebook, il sito della radio. E comunque, vabbè, poi trovate il link, iscrivetevi alla pagina Facebook di Viva la Mamma, così trovate tutti i link e tutte le informazioni. Dai le tue coordinate, Gian Andrea, dove ti possono trovare? Ah, beh, Gian Andrea Rizzo, semplicemente, su Facebook ce ne sono due di immagini, quella che segue di più è quella che utilizzo di più, è quella, sto parlando sempre davanti a un microfono, e quindi mi si riconosce per la barba lunga. Su Instagram Gian Andrea Rizzo, molto semplicemente. Perfetto. E va bene, vi aspetto le persone. E sono già curiosa per la prossima volta. La prossima volta sì. Ce lo dai qualche giorno prima il titolo, perché così la gente si prepara, anche se poi abbiamo divagato, perché così almeno loro si preparano. Okay, va bene. Gli faccio fare i compiti. Ma di solito davamo i compiti da fare, non mi ricordo. Ogni tanto davamo. Vabbè, stavolta no, dai, ci sono poi le vacanze di Natale, vi lasciamo tranquilli. Esatto. Perché poi ci vedremo tra un mesetto circa, adesso non lo so quando, devo vedere, perché facciamo il break natalizio, dove tutti andiamo e dopo le vacanze ci sentiamo. Sì, penso che saremo più o meno intorno alla data del mio compleanno, sì, grosso meno. Modo. Quando li compi il? 28, San Tommaso. Olè, via, allora si festeggia. Si sboccia, il regista dice si sboccia. È diventato alcolizzato, lo so. Prima parlava di birra, poi spritz, adesso vuole sciabolare, non lo so. Un regista alcolizzato abbiamo. L'alcolismo giovanile. E in realtà sta bevendo una... No, attenzione, limonata. Limonata, la mamma ha portato la limonata. Lui voleva qualcosa di un po' più pesante. Niente. Però. Grazie a tutti. Grazie, tre grazie, baci, grazie. Come ci ha insegnato Gian Andrea. E buonanotte. Buonanotte, ciao. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all your looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Little Freddy, I've got an answer to me.